in avanti, ma viene passato. Tutto è perso. Molto bene qui con il rovescio. C'è troppo spazio per il... Ha iniziato servendo davvero molto bene. Ace. E la cieca. È decisamente meno fallosa in questo avvio. Mirza Vesnina. Molto brava qui, parità per quanto riguarda il conto dei break. Bellissima la risposta. A forzare un po' la seconda perché la Radetzka tira tutto braccio. Lo fa anche qui, molto bene. Però è pesante la palla. Beh, è venuto a vedere la... Con continuità. Guarda cosa combina. Gioco disastroso per la Radetzka, tiene, meglio strappa. Di forza, appunto, corri e tira un tennis in bianco e nero. Questo. Condivisibile, non c'è bisogno di cercare l'ultimo metro di campo. Chiama la Kerber a rete con la smorzata e la tedesca... Bisognerebbe togliere un attimo. Tra l'altro Kukarova ha giocato contro la Kerber a Eastbourne. Sì, una mancina mi sembra. Tennis di grande qualità, quello della Makarov. Dovesse la Briante incontrare la Kerber, ha dalla sua parte per quello che può contare la vittoria nell'unico precedente, anche se era un'altra Kerber rispetto a quella che esplode. Stavolta viene a rete a chiudere sul 4, serve per il primo set. È veramente così, lascia un po' così a bocca aperta, mi lascia un po' basito la strategia della Radetzka, che poi trova. Difende bene qui la Kerr. Accorcia la Radetzka, Kerber. Sempre meglio giocare. Stato comunque il suo ultimo Wimbledon. Ancora del tennis da dare, da far vedere. Ha avuto la possibilità di passare la... Come già aveva fatto vedere nel primo. Nella fine. Game, Miss Radetzka. Alla fine con l'ace. Si chiude qui la partita a favore di Angelique Kerber, 6-4, 6-1, un primo turno molto agevole per la tedesca, nemmeno un'ora di gioco, un match sostanzialmente dominato dalla testa di serie numero 8 che dunque va al secondo turno ad aspettare la vincente del match tra Makarova e Brianti. Le due giocatrici sono in campo e avanti 1.